Allora perché mi sono iscritto all'Istituto Minerario non c'entra niente con gli studi, perché io ho fatto la prima IT a Belluno, solamente che il fratello di mio papà era segretario all'IT di Belluno e ogni volta che non andavo a scuola andavo a raccontargli a mio papà e quindi io ho, ho deciso di andarmi lì in Aguardo così ero al di fuori della, della sorveglianza di mio zio. scuola è stata è stata, è stata una gran bella scuola, la preparazione è stata buona e, e, e io dico che ci sono poche scuole in Italia che, che ci hanno dato quello che ci ha dato l'Istituto Minerario. Chiaramente era molto selettivo, era molto selettivo e è stato un un'ottima un scelta per, sia per la preparazione sia per anche per quella che è stata l'educazione che poi abbiamo avuto nella vita. Eravamo pochi, eravamo pochi e, e, e molto sorvegliati. Racconto sempre un fatto che all'istituto minerario noi siamo venuti fuori, si studiava anche, c'era cioè, aula anche il sabato pomeriggio, tutti i pomeriggi c'era aula, e noi ci siamo diplomati e avevamo anche tutti la patente, l'istituto miliario ci ave, aveva anche creato questa possibilità eh, la patente, la, la, il patentino da, da Fuchino e, e naturalmente la preparazione da, da, da Periti che, che, che è stata si è rivelata molto buona insomma. Allora io ho cominciato a lavorare per un'impresa come, come perito minerario, sono andato all'Enel a lavorare per un grosso cantiere dell'Enel sul lago Maggiore e lago Delio e facevamo la sorveglianza, cioè facevo come giovane perito minerario, lavoravamo nelle gallerie in, in rimonta, cioè dove passavano le condotte forzate, dopodiché nel, ho fatto il una, una prima esperienza di 4-5 anni come dipendente poi sono entrato come socio in una società qua a Belluno che si chiamava Sorinco e nel 76 ho cominciato per conto mio sono andato a lavorare in Egitto abbiamo fatto il primo ho fatto per, per conto mio il primo cantiere in Egitto per gli americani che era un cantiere che serviva dopo la guerra del 73 Serviva a creare il bacino di raccolta del, dell'oleototto che eh, veniva da Suez perché le avevano, se, se, beh, è difficile ricordare, nel 73, ne, ne, nella guerra, eh, avevano, eh, le grosse petroliere non potevano più passare perché avevano eh, fatto in modo che il canale di Suez non fosse più utilizzabile. Um, bombardando alcune navi quindi, e quindi scaricavano a suez e poi per 700 metri portavano 700 chilometri portavano il come si dice, il, portava a alessandria e in quanto alessandria aveva, de, 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 delle, aveva il mare con già delle de, de buona profondità per poter, poter far attraccare le, le, le petroliere e noi abbiamo fatto la, la, stato un lavoro che è iniziato per fare lo spritz beton sui, sui rilevati che, eh, dovevano con, di contenimento dei depositi di, di petrolio. E poi però siamo stati là quasi due anni e due anni e mezzo e abbiamo fatto anche altri lavori. È stata un'esperienza con la SNAM Progetti e con gli americani. E da lì poi ho cominciato a fare... Poi nel 76 è venuto anche il terremoto in Friuli. E quindi là c'è stata la, 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 la nostra espansione. Tuttora io lavoro, anche, <ride> abbiamo appena finito un grosso lavoro per Enel in Guatemala, e lavoriamo sia in Italia che all'estero e adesso ho un figlio che lavora nell'impresa e quindi continuiamo. So non sono più i tempi di una volta, ma comunque ci difendiamo, continuiamo a lavorare, sono già fatti il conto, 76-44 anni insomma, che abbiamo un'impresa che lavora. L'Egitto è stata sicuramente la prima esperienza che mi ha dato grande soddisfazione, anche economica. Eh. Anche economica, ma anche per quest'ultima in Guatemala, che siamo stati là quattro anni, è stata un'esperienza molto importante. E non tutti i lavori sono stati soddisfacenti, non tutti economicamente naturalmente, ma, ma io non posso dire che mi è piaciuto più un lavoro piuttosto che un altro. Naturalmente, quelli più importanti, anche all'estero, all'estero sono belle esperienze, all'estero sono belle esperienze. Abbiamo, poi ho, ho avuto un'esperienza anche extra imprenditoriale, ma sempre nel campo, nel campo di, degli investimenti, l'ho seguita un po' io. Siamo stati anche in Brasile, dove abbiamo messo dei, dei negozi. Lì non è andato proprio tanto bene, perché il Brasile è un paese molto difficile: no? difficile da, 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 da poter dirigere dalle, da, stando fuori. E comunque è stata un'esperienza anche quella. Insomma. Si tratta sempre di doversi sistemare in, in, in base perché il peggior errore che può fare un'impresa italia, un italiana quando va all'estero è quello di pensare di cambiare la, la loro mentalità. Non è così. Io ho, visto, ho avuto esperienze in Brasile e non si cambia la loro mentalità. È, è difficile, è difficile perché in Guatemala, per esempio, noi siamo andati con l'Enel. Il eh, Guatemala è un piccolo paese, eh, penso che sia grande come la Sicilia, e al di fuori della città del Guatemala, penso che abbia 11 milioni di abitanti, al di fuori del della città del Guatemala si va indietro di qualche cento anni, in di colpo, no? Noi eravamo a circa 150 km da città del Guatemala, in mezzo, in mezzo alle piantagioni di caffè, e eh, eravamo al di fuori, eravamo in una situazione dove il proprietario aveva venduto la possibilità all'ENE di installare questo impianto idroelettrico, l'impianto idroelettrico che ha circa 26 km di canale, che raccoglie l'acqua di, di tre fiumi. E lì eravamo in una realtà che per spiegarci noi arrivavamo in questo posto al di fuori, eh, immaginabile al quanto al di fuori fosse, e si entrava attraverso un'entrata che aveva due torrite dove su in cima c'erano gli uomini con i mitragliatori, no? che erano di questo proprietario terriero. E poi era tutto controllato. Dopo, e là vivevano queste 1500 persone in baracche eh, e che raccoglievano caffè dal bambino di 7-8 anni al vecchio di, di 80 anni, se, se, se c'erano vecchi di 80 anni perché apparentemente sembrava che li avessero ma probabilmente non li avevano. E lì abbiamo dovuto adattarsi a questa realtà che da un lato però era abbastanza tranquilla come sicurezza personale perché lì non entrava nessuno. No? E dopo eravamo al di fuori di, 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 ogni, di ogni contatto perché per arrivare a fare 150 km ci voleva 11 ore di macchina, no? perché passavamo paesi, 20 all'ora. All Fai conto che poi abbiamo preso l'elicottero e in 20 minuti si arrivava dalla città di Guatemala, cioè quello che si faceva in 20 minuti bisognava fare in 11 ore di macchina. E che, niente, Bisogna adattarsi, il lavoro è andato bene, è stato un bel lavoro anche di soddisfacente perché eh, abbiamo fatto opere di consolidamento, la nostra impresa è, generalmente fa opere di consolidamento. No? Lì abbiamo dovuto fare un contratto di canale, abbiamo fatto le opere di consolidamento e sono stati lì quattro anni. Eh, Ci eravamo attrezzati bene perché avevamo una buona foresteria, avevamo le camere, avevamo le, la nostra cucina. Però era una vita concentrata in questo posto al di fuori del mondo. No? Quindi è stato un lavoro che ha dato soddisfazione, e, ma, non, ma anche lavori piccoli. Friuli, per esempio, quando abbiamo fatto il terremoto del 76, abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, abbiamo fatto bei, gran bei lavori e, se, e abbiamo visto ricostruire il Friuli, insomma, per cui dico la vita imprenditoria. Io continuo ancora adesso, che sono vecchio, ma. Ma perché? Perché non faccio più diciamo così, un lavoro a comando, no? eh, ho il figlio, ho i collaboratori, ma la soddisfazione di lavorare mi, mi, mi dà sempre la possibilità di passare il tempo non da, non da, non da pensionato no? e quindi continuo a farlo. Allora abbiamo avuto anche dei periti minerari eh, e diciamo che la, 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 ho sempre avuto questa, questa, eh, questa soddisfazione che sono stati i migliori, migliori. Adesso purtroppo non se ne trovano più perché la, trovano più facile impiegarsi. Ai tempi nostri la scuola mineraria era, eravamo circa 300, dalla quinta alla c'era anche la chimica però, ma forse 200 erano i periti minerari, cioè quelli che studiavano. E più della metà venivano da fuori, tant'è che Agordo viveva, anche oltre che sugli alpini, che c'era là, cioè viveva sugli studenti, molte famiglie eh, vivevano appunto con questi studenti che, che, che alloggiavano e, e mangiavano e dormivano in famiglia. Io ero un po' particolare, un po' discolo, per cui posso dire che ho, in, in cinque anni ho, ho cambiato sette, sette pensioni, no? non perché volessi andare via, ma perché poi non, non, non mi mandavano via. Però era, era... Dopo, anche se eravamo discoli, eh, posso dire una cosa importante, che la scuola però ci, ci sosteneva lo stesso e ci obbligava comunque ad avere una buona preparazione. Eh, noi per esempio in Quinta eravamo in 32, ne, ha, ne hanno bocciati 10 e ne hanno rimandati 11. No, io sono stato tra quelli proposti ma, ma, ma legnava. Io mi ricordo un caso di Belluno che eh, all'istituto minerario di Certo Brida, che, che era di, di Cadola, che poi, che poi non ha eh, neanche finito, è stato rimandato in storia ed è stato bocciato. Cioè, era una scuola che, che, che pestava, eh, che pestava, però era anche una scuola dove il preside ci conosceva tutti, no? E, e quindi ed, ed era una scuola anche molto goliardica, per esempio le feste di Santa Barbara che facevamo noi all'Istituto Minerario, dove venivano sicuramente i nostri genitori. Io ogni tanto mi guardo la fotografia, ma tutti i professori, il preside. E dove era un, po una, una scuola, era un po' una festa dove le ragazze dell'Agordino eh, facevano i 18 anni, venivano tutte vestite bene, era, era una anche noi no? ce le organizzavamo noi. Mi ricordo quell'anno avevamo due orchestre, no? era una, una, una festa molto sentita. Queste cose mancano un po' adesso, non ci sono più, ma no? allora mio papà, mia mamma eh, venivano alla festa de, de, di Santa Barbara che si faceva il 4 dicembre, il sabato del 4 dicembre, ed era una festa molto sentita anche dal, da, 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 dal corpo insegnante, non mancavano, il corpo insegnante c'era tutto, insomma, no? Come per esempio un'altra cosa che avevamo fatto allora che io me la ricordo molto bene, il viaggio di istruzione non era a caso, noi siamo andati nel bacino della Ruhr, prima in Germania, poi siamo andati nell'Istesta, poi siamo andati in Olanda, e sempre a visitare queste miniere. Un'altra cosa importante dell'istituto minerario era che d'estate, tra la quarta e la quinta, ci mandavano un mese e mezzo in miniera, io sono stato a Monteponi, in Sardegna. Ed era, adesso uh, lo fanno ancora, no? forse lo, allora, lo fa, ma lo, allora lo faceva solo l'istituto minerario che ti mandavano a fare questi stage estivi no? e perdevi l'estate, perdevi naturalmente l'estate perché un mese e mezzo d'estate che eri, eri in Sardegna, e agosto, luglio e agosto chiaramente ti faceva perdere quella che era la festa. però venivi preparato perché uh, ti rendevi conto di quello che studiavi anche nell'applicazione pratica e quello era importante. No? Quindi io questo ricordo di questo istituto e come i miei dipendenti posso dire che adesso non se ne trovano più, per i minerali non se ne trovano più e, e vanno tutti purtroppo in fabbrica, eh, giustamente è una, è una, una comodità che, 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 devono, che eh, non si può negare, insomma che sia più facile andare in fabbrica a lavorare in lusotica. Che andare in giro per il mondo. Io ho tanti compagni che ci troviamo ancora, facciamo noi una festa al una all'anno, una, una rimpatriata, quelli che rimangono, adesso sempre meno, e, e ne vedo tanti che hanno una buona, che hanno avuto una grossa vita. Posso farti i nomi: eh, L'ingegner Facchin per esempio di, di, di Lamont è stato un, ha avuto una grossa esperienza in ferrovia dirigenziale e tuttora che alla mia età tuttora lui fa l'assessore eh, provinciale alla provincia di trento che non è poco eh, un altro nome che non ha fatto l'istituto minerario perché allora avevano aperto anche il chimico eh, però era in pensione con me era l'ingegnere Renon che eh, è stato Presidente dell'Alta Velocità delle Ferrovie, è stato, è stato dopo è stato presidente di Alitalia Cargo, insieme a, eh, che, che in quegli anni. È stato un grosso personaggio all'Enil, so, è, eh, è stato direttore anche per un periodo all'Ilva di Taranto, poi si poi, è ammalato e allora non ha più continuato. Però, io ho tanti compagni insomma, che ci, ci ritroviamo che hanno avuto un buon, successo lavorativo, un buon successo lavorativo. Quindi vuol dire che la preparazione c'era. Sono sparsi un po' per tutto il mondo, eh, se, li, se li trovo un po' dappertutto, no? un mio, specialmente... Io devo andare in Sudafrica, fra l'altro. La, la mia prima ip ipotesi, sempre segnalata dall'istituto dove dovevano aprire una, una miniera d'oro in Sudafrica, mi avevano segnalato e avevo fatto il colloquio a Roma con i sudafrica e mi avevano, mi avevano dato questa possibilità e poi non l'ho più presa perché mio papà eh, diceva che se andavo in Sudafrica non tornavo più e probabilmente era, era anche vero perché erano gli anni dell'apartheid in Sudafrica. Allora il perito minerario era quasi, per essere periti era come adesso essere laureati. Io poi, eh, tre anni fa mi sono anche laureato, no? ho fatto ma, con un campus, ho fatto una laurea perché avevo un po' meno da fare, e mi... ma la voglia di studiare non c'era, ne ho più adesso. Però la preparazione c'era, perché il fatto per esempio di dover andare a scuola tutti i pomeriggi, al pomeriggio si facevano i laboratori più che altro però ti tenevano, su, ti tenevano e, e, e si imparava e si imparava perché poi eravamo i 16 per classe quindi eravamo tenuti sotto controllo no? e, e mar, sempre pressati ogni tanto non si andava a scuola <ride> chiaramente ma e agorda era un paese piccolo no e se non andavamo a scuola allora si chiamava plau no? C'erano pochi ambienti e i professori giravano per questi ambienti, no? per cui la mia scelta di scappare da Belluno per andare eh, a Europa non è stata proprio felicissima, perché eh, mi ricordo c'era un ambiente che il calce... si giocava a calcetto e ti arrivavano dentro questi professori alle 11 di mattina, uno o due, e andavano proprio a vedere chi c'era che mancava, no? Ma vabbè, eh, insomma questa è stata la storia.